Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi del paese del mistero, ossia Pentedattilo. È un paesino del quale già vi avevo accennato qualcosa nel mio video dedicato ai paesi fantasma, quindi le classiche ghost town. Vi lascio magari il video nelle schede oppure giù in info box se non l'avete visto. In conclusione di quel video vi avevo detto che avrei fatto poi un video specifico su Pentedattilo perché c'è una leggenda particolare, un mistero particolare. E quindi ve ne volevo parlare, però prima di tutto un po' di storia. Pentedattilo è un paesino che si trova tra le montagne in provincia di Reggio Calabria ed è stato fondato nel 640 a.C. da alcuni coloni greci nel periodo greco-romano. Nel corso delle varie epoche storiche subì importanti cambiamenti e poi nel 1589 fu venduto all'asta alla famiglia dei Marchesi Alberti. In precedenza era di proprietà della famiglia Abenavoli, i baroni di Montebello, e proprio queste due famiglie, i baroni Abenavoli e i Marchesi Alberti, sono i protagonisti della nostra storia. La vicenda che li coinvolge è tragica e prende il nome di Strage degli Alberti. Dopo queste vicende si sono susseguite una serie di leggende che poi vi andrò a raccontare, però vediamo cosa è successo fra queste due famiglie. La storia racconta che Bernardino Abenavoli si innamorò di Antonietta Alberti e chiese la mano al padre di Antonietta, Domenico Alberti. Lui acconsentì, però disse che il matrimonio avrebbe potuto avere luogo soltanto al raggiungimento di Antonietta dell'età da matrimonio. Bernardino acconsentì e attese pazientemente. Nel frattempo, però, successe che Domenico Alberti, padre di Antonietta, morì e prese il potere il figlio Lorenzo, il fratello di Antonietta. Durante il matrimonio di Lorenzo, il fratello del viceré, Don Petrillo Cortez, conobbe Antonietta. Cominciarono a frequentarsi, si innamorarono e decisero di sposarsi. Don Petrillo quindi chiese la mano di Antonietta al fratello Lorenzo, che non si preoccupò minimamente della promessa che il padre aveva fatto a Bernardino e acconsentì alle nozze. Quindi loro si sposarono, però Bernardino di questo non ne fu molto felice e quindi decise di vendicarsi. Il 16 aprile del 1686, che combinazione era anche la notte di Pasqua, Bernardino con alcuni suoi uomini riuscì a introdursi nel castello e fece una vera e propria strage perché uccise tutti i componenti della famiglia Alberti, da qui il nome la strage degli Alberti. Risparmiò soltanto Antonietta, la madre di Antonietta, e il marito di Antonietta perché gli serviva come ostaggio. Poi, come deciso, sposò Antonietta, che ovviamente non era consenziente perché era innamorata di Don Petrillo, però comunque fu costretta a sposare Bernardino. Poi, anni dopo, Bernardino morì in battaglia e purtroppo Antonietta, triste e sola, finì la sua vita in un convento di clausura. Quindi è una storia molto triste. Questa povera Antonietta ne ha veramente passate di tutti i colori e per di più è morta da sola in un convento. In seguito a questo evento, storie e leggende si sono intrecciate. In particolare ce n'è una che prende anche un po' origine dal fatto che Pentedattilo si chiama così perché c'è una conformazione di roccia particolare che ricorda una mano stilizzata con cinque dita. Proprio su questa roccia ci sono delle leggende. Intanto si pensa che questa mano sia la mano del diavolo, perché quando Lorenzo fu ucciso da Bernardino appoggiò la mano insanguinata sulla parete e quando il sole batte su questa roccia si colora di rosso, quindi si pensa che sia appunto la mano del diavolo, la sua mano insanguinata che va a simboleggiare tutto il sangue che è stato versato durante la strage degli Alberti. Un'altra leggenda invece narra che tra le dita di questa mano ci sia un tesoro. Molti secoli fa un cavaliere incontrò un fantasma nei pressi della roccia, il quale gli disse che chiunque fosse riuscito a fare cinque giri completi intorno alle dita avrebbe dato la possibilità a questa mano di roccia di aprirsi, perché prima le dita erano più chiuse, poi si sono aperte, e questo avrebbe permesso appunto di trovare il tesoro. Ci provarono veramente in tanti, nessuno ci riuscì, poi arrivò un cavaliere che riuscì a fare quattro giri completi. La mano cominciò ad aprirsi, quindi le dita di roccia si distanziarono tra di loro,
Ma poi, quando cominciò a fare il quinto giro intorno al mignolo, il costone di roccia cadde sul cavaliere uccidendolo, e quindi da quel momento si pensa che ci sia una maledizione. E in generale la leggenda che Pentedattilo sia un paese maledetto ancora oggi sopravvive. Questa è la leggenda di Pentedattilo, sicuramente un paesino molto particolare, molto caratteristico. Io non sono mai stata in Calabria, però se mi dovesse capitare, sicuramente andrò a dare un'occhiata a questo costone di roccia che assomiglia ad una mano e che viene chiamata mano del diavolo. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa leggenda. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.